Benvenuti all'Economist della settimana con Mario Lemi e Alessandro Simonetti. E allora, oggi abbiamo selezionato due articoli. Il primo dal titolo How do proteins fold? L'Economist ci racconta di una società inglese che è stata acquisita da Google dal nome DeepMind, la quale sembra aver capito il mistero del ripiegamento delle proteine utilizzando le reti neurali. Che cos'è esattamente il ripiegamento delle proteine? Esatto, quindi partiamo da questo problema. L'Economist dice giustamente che è una cosa che sembra esoterica e banale allo stesso tempo, no? Il ripiegamento delle proteine. No, perché è un problema così importante in biologia? Facciamo un viaggio indietro nel tempo di 13,8 miliardi di anni, all'inizio dell'universo, il Big Bang. L'unica molecola che troviamo in giro, bene o male, è l'idrogeno. Quindi è una molecola molto semplice, con un elettrone e un nucleo, no? L'elettrone che gira attorno al nucleo. Passa un po' di tempo, si creano le stelle, supernove, abbiamo un po' più di atomi, si formano tutti gli altri atomi che conosciamo oggi. Si forma l'idrogeno, si forma il carbonio, lo zolfo, l'azoto e così via. Questi atomi in giro nei pianeti come sulla Terra si mettono insieme e creano delle strutture un po' più complesse, le molecole, tipo la molecola d'acqua, l'anidride carbonica. Andando un po' avanti nel tempo, con i vulcani, le eruzioni, insomma, in questo inferno iniziale sulla Terra, 5 miliardi di anni fa, si formano delle molecole un po' più complesse, i cosiddetti aminoacidi, che sono delle molecole formate da una ventina di atomi, quindi belle grosse. Ora, queste molecole, gli aminoacidi, si formano spontaneamente, come si erano formati spontaneamente le molecole d'acqua, gli atomi, l'atomo di idrogeno e così via. E anche loro vorrebbero fare la stessa cosa che hanno fatto i loro antenati, vorrebbero mettersi insieme per formare delle strutture un po' più complesse. E possono farlo. Quindi gli aminoacidi si mettono insieme e formano delle catene, le cosiddette catene peptidiche. Solo che c'è un problema, che se il legame tra l'elettrone e il nucleo dell'idrogeno era fortissimo, se il legame tra ossigeno e idrogeno nella molecola d'acqua è comunque molto forte, il legame tra due aminoacidi è abbastanza debole. Quindi quando si formano queste catene, immediatamente si spezzano. Okay. E allora cosa succede? Che dobbiamo pensare a come queste strutture prima delle catene di aminoacidi funzionavano. In realtà erano non proprio delle sfere, comunque erano degli sferoidi, no? Erano delle cose tridimensionali che si incastravano gli uni con gli altri. Invece le catene di aminoacidi sono solamente delle linee, no? Gli aminoacidi si mettono insieme lungo una catena. E ovviamente con il calore, con l'attività termica, no? Con l'agitazione termica, queste catene si rompono immediatamente. Qual è il problema che devono risolvere quindi queste catene, che adesso possiamo svelare, sono le proteine? Devono capire come potersi ripiegare, accartocciarsi su se stesse e formare anche loro delle specie di pallottole, no? Di cartone accartocciato tipo, in modo da poter interagire tra di loro. Allora, questa è veramente l'inizio della vita. Cioè, le proteine, queste catene lunghe fino a qualche metro, tipo il nostro DNA, che è una proteina è lunga 2 metri, si accartocciano, diventano solubili nell'acqua, si possono muovere nell'acqua e cominciano a interagire tra di loro. Quindi vuol dire che questo processo che avevamo visto all'inizio di complessificazione della materia può continuare ad andare avanti. Quindi abbiamo le proteine che si mettono insieme e formano le protocellule. Quindi sono delle soluzioni acquose di proteine che insieme collaborano e fanno una struttura un po' più grande. Le protocellule poi ovviamente diventano delle cellule, le cellule anche loro si mettono insieme per formare gli organismi. Adesso ovviamente abbiamo semplificato tantissimo, però il passaggio dalla materia inanimata, gli aminoacidi, a quella animata, diciamo con una vita, è proprio il ripiegamento delle proteine. Quindi quando le proteine capiscono come ripiegarsi,
possono iniziare a pensare a costruire delle strutture più grosse e più complesse. Okay. Quindi, giustamente, gli scienziati da decenni vorrebbero poter predire come queste lunghe catene si ripiegano su se stesse. Che è difficilissimo, però. Di proteine ne conosciamo circa 200 milioni e non abbiamo idea di come queste strutture si formino, cioè come le proteine si racchiudano su se stesse per creare quella struttura che può interagire con altre proteine. Gli scienziati in questi anni, attraverso varie analisi, hanno capito la forma di circa 200.000 proteine, ma non hanno ancora capito come predire bene il ripiegamento di tutte le altre. E qui entra in gioco diciamo, la star del machine learning degli ultimi anni, no? la rete neurale. Quindi DeepMind è una società che è stata fondata alla fine della prima decade del 2000, tipo nel 2010, è stata comprata poco dopo da Google nel 2014 per 400 milioni, fondata da tre genietti, cioè da tre persone che probabilmente di cui si può dire che sono geni senza problemi. E qual era il loro scopo? Era quello di creare una società che utilizzasse queste reti neurali per risolvere alcuni dei problemi più importanti per l'umanità. E quindi, siccome abbiamo visto, il ripiegamento delle proteine è un problema filosoficamente importante, e non solo filosoficamente, perché capire come si ripiegano queste proteine vuol dire, per esempio, capire come possiamo, quale sarà la forma della spike protein, no, della proteina spuntone di cui abbiamo tanto parlato, del coronavirus. No, vuol dire capire come posso creare una proteina, quindi un antigene di cui abbiamo parlato, un antigene che incapsulerà la proteina spuntone, la spike protein del coronavirus. Cioè vuol dire immaginarsi di poter costruire in laboratorio, mettendo insieme questi mattoncini, questi aminoacidi, delle proteine che agiranno nel nostro corpo in maniera attiva, tipo come antibiotico, come antigene. Quindi è una cosa importantissima. Ecco, DeepMind ha partecipato a una competizione, insomma, che viene fatta ogni anno per poter predire, per vedere chi è più capace di predire la forma che viene fuori dal ripiegamento della proteina, e ha dimostrato di essere in grado di predirla con un alto grado di accuratezza, grazie appunto a questi software che sono diventati così famosi, cioè, chiaramente. Ma cioè, sostanzialmente sono algoritmi di previsione? Sì, vedete, le reti neurali sono degli algoritmi, sono dei classificatori. Sono ottime, per esempio, per il riconoscimento facciale, per il riconoscimento delle immagini. Quindi io gli do 1 milione di fotografie con i gatti e gli dico: guarda, questo è un gatto, questo è un gatto, questo è un gatto, questo è un gatto. Poi gli do il cane, questo è un cane, questo è un cane, questo è un cane. Quindi gli si dà in pasto una fotografia e si dice: guarda che il risultato deve essere questo. E i neuroni internamente iniziano, che sono comunque milioni di neuroni, iniziano ad aggiustarsi. Dopo un po' iniziano a essere loro stessi in grado di classificare. Allora, cosa hanno fatto qui? Loro hanno imparato a classificare le proteine in maniera tale da capire come queste si ripiegano. Sono riusciti a capire i meccanismi di ripiegamento? Bella domanda, nel senso che l'hanno capito. Allora, se un software ti classifica una fotografia come gatto, ha capito che è un gatto? No, perché non sa cos'è un gatto. Allora, dal punto di vista pratico, il risultato c'è. Okay, cioè, gli si danno gli aminoacidi e loro ti predicono qual è la forma finale della proteina. Però non hanno comunque una comprensione umana, quello che intendiamo noi come comprensione di quello che sta accadendo. Non possiamo però dire che queste reti neurali sono come noi, come gli esseri umani.
No, esatto, non sono come noi. Pensiamo all'evolvere della conoscenza scientifica. Che iniziamo con Aristotele che fa tante cose. Alcune sono, uno, la fisica, cioè cercare di spiegare come funziona il mondo. Due, la logica, cioè i processi mentali. Tre, la categorizzazione, quindi categorizzare tutto quanto. Ok? Quindi qua abbiamo delle macchine che sono in grado di categorizzare, ma non sono in grado comunque di mettere in piedi dei processi logici come quelli immaginati da Aristotele. Quindi, secondo me, no, cioè non, ma veramente non hanno nulla, ma assolutamente nulla a che vedere con i processi mentali di un cervello biologico, non dico umano, biologico. E il rischio dove sta? C'è una pericolosità oppure no? Sì, esiste una pericolosità perché l'altra grande, diciamo, branca studiata da Aristotele è l'etica, e se possiamo dire che le reti neurali, forse qualche ragionamento logico, cioè se possiamo discutere sul fatto che posseggano o meno capacità logiche, capacità etiche sicuramente non ne hanno. Quindi avere comunque delle macchine in grado di analizzare dati per noi. Quantità di dati per noi inimmaginabili in alla fine qualche ora. Okay, per arrivare al risultato a cui gli scienziati non sono riusciti ad arrivare per decenni, comincia a essere, secondo me, non dico preoccupante, però comunque deve essere qualcosa ancora che la società nel suo insieme, a questo punto la società, parliamo di globo, perché non si può più dire, se io lo faccio, no, lei non lo fa. Cioè, tutti quanti dobbiamo essere d'accordo sul fatto che l'intelligenza della macchina deve essere veramente posta a servizio dell'umanità. Cioè, dobbiamo esserne tutti quanti consci che queste macchine devono essere utilizzate in maniera etica.